le classiche di primavera, che sono sempre stato il mio più grande obiettivo, e che infatti mi hanno portato alla gloria da juniores, vincendo una Gent-Wevelgem e un secondo posto alla Parigi-Roubaix. Bentornati ancora su Uno nella Radio con le interviste in anteprima del Cuneo Bike Festival edizione 2022. Oggi sono particolarmente contento perché sono in compagnia di Samuele Manfredi. Buongiorno e benvenuto. Buongiorno Marco. Allora, Samuele che sarà protagonista di un incontro molto interessante e che credo sarà anche molto partecipato, sabato 17 alle ore 21 in piazza Ex Foro Boario. Il titolo è La bicicletta c'è sempre stata. Allora, Samuele, tu riepilogo, poi magari tu ci racconti meglio, però sei stata una delle più giovani promesse del ciclismo italiano, con insomma dei titoli importanti, tra cui un europeo e poi purtroppo la sfortuna di un brutto incidente durante un allenamento. Raccontaci qualcosa. E allora, promessa va bene, però un po' troppo forse. Ancora molto in erba. Avevo solo 18 anni, quindi Però i segnali c'erano già tutti, insomma. sì, diciamo di sì. Quantomeno avevo un contratto già con i professionisti. E niente, allora a dicembre 2018 vado in Francia per vedere questa nuova squadra, fare un po' il ritiro, sai, i ritiri prima di prestagionali con la squadra, per firmare il contratto e tutto. E torno a casa una settimana e in allenamento, mentre mi preparo per le classiche di primavera, che sono sempre stato il mio più grande obiettivo, e che infatti mi hanno portato alla gloria da juniores, vincendo una Gent-Wevelgem e un secondo posto alla Parigi-Roubaix. E per prepararmi a queste gare mi stavo allenando ed era dicembre. E niente, una macchina aveva pensato di mettere fine al mio sogno. Mettere fine mi sento di dire fino a un certo punto, perché nonostante, come dire, il lavoro sia stato grande, perché tu sei stato in coma, sei stato tanto tempo in ospedale, una lunghissima riabilitazione, però in qualche modo quella passione per le due ruote non sei riuscito a lasciarla andare, no? Allora, devo dire che la speranza non finisce mai, cioè non è mai finita. Quindi c'è ancora possibilità che torni sulle due ruote. Per ora, però, per la riabilitazione è funzionale che mi alleni sull'handbike. E quindi sei tornato, tra virgolette, a correre in modo diverso, ma insomma, da qui anche proprio un po' il titolo, La bicicletta c'è sempre stata. Adesso è una nuova bicicletta, un nuovo modo Sì, no, di no, non ancora pedalare, però non perché, cambia non ancora l'anima. perché essendo così alto, sono 1,96 m, me la devono costruire su misura e la devono fare in America. Quindi Ah, però. tempi di consegna puoi immaginare biblici. Ci vorrà ancora un po', però immagino che anche sull'handbike tu porterai, come dire, il tuo spirito così, competitivo, cioè la tua voglia di allenarti, di Allora, faticare, il insomma. mio spirito competitivo lo puoi vedere anche quando gioco a carte, quindi Si parte dalle piccole, sì. piccole cose. Ti chiedo un'altra cosa, perché dopo questo incidente tu hai avuto anche un'altra esperienza nel mondo del ciclismo, seppur in un ruolo diverso, perché come dire, la tua esperienza sul campo è stata utilizzata anche in ambito della nazionale italiana di ciclismo su pista, no? Sì, sono stato il Marco Villa, il CT della Nazionale di Pista, mi ha chiesto di collaborare con loro, con lui e i ragazzi per Olimpiadi, per preparare l'appuntamento olimpico. E quindi immagino anche per te sia stato così, un altro
Un'altra occasione per metterti alla prova, no? Sì, più che altro perché andare lontano da casa per la prima volta dopo tanto, tanto, tantissimo tempo è stata parecchio complicato, ma tanto complicato quanto bello. Immagino, immagino. Ovviamente ci sarebbero tante cose che avrei voglia di farmi raccontare da Samuele, ma non possiamo rubare, come dire, lo spazio all'incontro che ci sarà dal vivo. Quindi vi ricordo sabato 17 alle ore 21 in piazza Expo Roboario nel villaggio del Cuneo Bike Festival 2022. La bicicletta c'è sempre stata con Samuele Manfredi. Grazie per questo spazio che ci hai dedicato e ti aspettiamo a Cuneo. Grazie a te Marco, grazie a tutti gli spettatori e vi auguro una buona giornata al Cuneo Bike Festival.